L'agenzia funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24. Contattaci al numero in sovrimpressione. È Davide Gaetani, l'uomo della provvidenza in Casa Rossonera. Subentrato nella ripresa, dopo 9 minuti dal suo ingresso in campo, l'attaccante molosso realizza il gol che consente alla Nocerina di battere Ischia. Un successo preziosissimo per i molossi, che chiudono la stagione regolare in seconda posizione, approfittando così del vantaggio che dà il regolamento per i play-off. Domenica prossima a San Francesco sarà di scena in gara unica il Cassino. In caso di pareggio la Nocerina passerà alla finale, ma quanta fatica per battere l'Ischia, compatto coriaceo al cospetto della Nocerina. 4-3-3 per i rossoneri, con Garofalo in campo dal primo minuto, 4-5-1 per gli ospiti. L'inizio è molto tattico, con le squadre che si fronteggiano soprattutto a centrocampo. Le difese hanno la meglio sui rispettivi attacchi e sono poche le emozioni, tutte di marca ospite. Al minuto numero 22 Quirino chiama Fantoni all'intervento. Dal successivo angolo Matera colpisce la traversa, ma c'è lo zampino sempre di Fantoni. Ad inizio ripresa Rossi per Citarella è la prima mossa di Nappi. Al minuto numero 16 su punizione ci prova Garofalo, attento, vivace, girandola di sostituzioni. Al minuto numero 29 una conclusione del nuovo entrato Maimone, per poco non fa secco l'incerto nella circostanza, vivace. La carta jolly al minuto numero 30, esce Garofalo, entra Gaetani, Nocerina a trazione anteriore, e al minuto numero 39 Gaetani realizza il gol successo che fa esplodere il San Francesco. È domenica contro il Cassino la possibilità di vedere la finale playoff.